Una buona domenica all'Abruzzo del Pallone, ben ritrovati per analizzare tutto quanto è successo questo pomeriggio in Serie D, ovviamente girone F, ennesima sconfitta purtroppo della Vastese, non riesce a vincere in casa contro il Fabriano Lavezzano, bella vittoria del San Nicolò in casa della Jesina, che sfrutta non solo lo scontro diretto con i Leoncelli ma anche il contemporaneo pareggio della Recanatese sul campo dell'Agnonese. Torna la vittoria, continua la serie positiva del Pineto che oggi vince con il Monticelli, ma ci sono tantissimi episodi da rivedere. 0-0 invece nel derby, che sarà anche l'apertura di questa puntata dell'Abruzzo del Pallone, tra l'Aquila e il Francavilla al Gran Sasso d'Italia. Non si è giocato, lo sapete già da qualche giorno se ci avete seguito, San Marino Nerostellati, per via delle condizioni meteo avverse che stanno imperversando sulla nostra regione, ma in generale in questo momento forse più disagi di tutti li ha il Nord Italia. In questo momento nelle prossime ore dovrebbe esserci questo Burian che si abbatterà sulla nostra regione, ed ecco perché prima di iniziare la trasmissione vi dico che insomma con il passare delle ore, l'avvicinarsi del freddo e del gelo, molti comuni hanno deciso per la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado. Sospesa l'attività didattica anche nei tre atenei, anche a Teramo, dopo l'Aquila, Pescara e Chieti, il commissario prefettizio ha deciso domani di sospendere le attività didattiche. Dunque, nei quattro capoluoghi attività didattiche sospese. Nei maggiori comuni abruzzesi gli studenti resteranno a casa domani e anche in alcuni casi martedì. In provincia di Pescara, per esempio, a Montesilvano, Spoltore, Penne, Città Sant'Angelo, Scafa, Rosciano, Pianella e Loreto. In provincia di Teramo, a Giulianova, Atri, Roseto degli Abruzzi e Isola del Gran Sasso. In provincia di Chieti, a Vasto, Fossa Cesia e Santa Maria in Baro. Però ovviamente una situazione da monitorare questa, perché con il passare ovviamente delle ore, qualora dovessero peggiorare le condizioni meteo, anche altri comuni potrebbero decidere per la sospensione delle attività didattiche. Noi ovviamente stiamo monitorando l'avvicendarsi delle condizioni, anche per sapere se poi dopo domani sera, torniamo all'ambito sportivo, dopo domani sera si giocherà il turno infrasettimanale di campionato in Serie B allo Stadio Adriatico tra Pescara e Carpi. Parleremo ovviamente questa sera, come ogni domenica, tanto di Serie D. Lo faremo, ho particolare piacere ad avere ospite nei nostri studi l'allenatore Luca Campanile. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Che aveva iniziato questa stagione sulla panchina del San Nicolò, poi ci racconterà non solo la sua esperienza in biancazzurro ma anche come ha visto queste ultime giornate in cui non ha lavorato le altre formazioni di Serie D. Peraltro oggi mister, sei stato a vedere una partita che profuma tanto di Serie D, soprattutto per il Giulianova che ha vinto lo scontro diretto al Fadini, anche quello di ritorno con il Chieti. Sì, sicuramente è stata una bella partita nonostante il campo che era quasi impraticabile, però credo che si sia visto comunque un buon calcio, dove si sono affrontate due squadre sul campo che meritano sicuramente altre categorie, come meritano gli spettatori che sono stati al Fadini, che veramente si respirava un'aria di un campionato diverso. Perfetto, saluto in redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea, vi ha accompagnato durante il pomeriggio? Eccolo qua, vi ha accompagnato, dicevamo, nel pomeriggio nello svolgersi delle gare di campionato. Vi ricordo il numero per interagire con noi, 392-6237060. Vedete alle mie spalle le immagini che arrivano dallo Stadio Olimpico, dove alle 20.45 si giocherà il posticipo Roma-Milan di campionato, big match tra i giallorossi e i rossoneri. Peraltro vi dico che proprio le avverse condizioni meteo, ecco perché prima ero così sicuro quando ho detto si sta battendo sul nord il maltempo, la partita tra Juventus e Atalanta, che si doveva giocare alle 18, è stata rinviata proprio per maltempo. Vediamo i risultati allora di Serie A con l'ausilio della grafica.
Bologna-Genoa 2-0 giocata ieri, Crotone-Spalla all'ora di pranzo 2-3, oggi pomeriggio Fiorentina-Chievo 1-0, peraltro gran gol dell'ex biancazzurro Cristiano Biraghi, vince il Verona contro il Torino 2-1, ieri sera Inter-Benevento 2-0, la Sampdoria batte l'Udinese 2-1, la Lazio vince 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, come detto rinviata. Juventus-Atalanta alle 20.45 c'è Roma-Milan, domani sera Cagliari-Napoli. Vediamo rapidissimamente la classifica, ma insomma noi la Serie A ci interessa molto relativamente, solo per farvi vedere che il Napoli ha 66 punti, la Juventus è 65, poi aveva tutte le altre per la zona Champions, fino ad arrivare al Benevento che ha 10 punti. In Serie B non si è giocato perché il turno era già completo, eccolo qua, questi sono i risultati con lo 0-0 del Pescara contro la Cremonese. Andiamo avanti, vediamo in Serie C i risultati di ieri, perché questo raggruppamento gioca di sabato, peraltro tra poco ci sarà la modifica e si tornerà la domenica con la sconfitta nettissima del Taranto contro il Bassano 1-4. Il posticipo sarà quello di Ravenna, tra Ravenna e Pordenone, domani alle 20.45, riposava il Gubbio. Ma andiamo avanti e vediamo il campionato che ci interessa più da vicino. Serie D, Girone F, 25esima giornata, Campobasso Castelfidardo 0-0, Jesina San Nicolò 2-3, 0-0 anche all'Aquila, tra l'Aquila e Francavilla, Matelica San Giustese 4-2, Pineto Monticelli 2-1, Recanatese Agnonese scoppiettante 3-3, rinviata San Marino Nero Stellati, ma era notizia già di qualche giorno fa, Vastese Vispesaro 0-2, Avezzano Fabriano 0-0, vediamo la classifica. Comando ovviamente sempre il Matelica, 60 punti, e rimane una lotta a 2 perché la Vispesaro tallona i matelicesi a meno 4, 56 punti. Poi, praticamente dal terzo posto in poi, si fa un discorso solo playoff, 43 punti l'Avezzano, 42 il Castelfidardo, 40 la Vastese, 38 San Marino, l'Aquila e Francavilla. E attenzione perché il San Marino ha proprio la partita da recuperare con il Nero Stellati, quindi potrebbe, ma è una cosa potenziale, andare a quota 41. 37 punti per il Pineto, 36 per il Campobasso, 35 per la San Giustese, il San Nicolò sale a quota 28, 25 punti per Recanatese e Jesina, 24 per l'Agnonese, 18 per Monticelli e Fabriano, 8 punti per il Nero Stellati. Insomma, mister, che il campionato fosse quasi terminato per le squadre di casa nostra, che la vittoria diretta non potesse più arrivare, era abbastanza scontato, però un po' ti sorprende, visto l'andamento delle prime giornate, questa frattura enorme che c'è tra le prime due adesso e le altre. Le altre sembrano avere un po', non dico mollato perché è brutto dire, una squadra non molla mai, poi, però insomma hanno un po' tirato leggermente i remi in barca e dice vanno un po' in gestione del playoff. Ma secondo me l'andamento e la classifica rispecchiano un po' i valori delle squadre, perché penso che sia il Matelica, Vispesaro che l'Avezzano abbiano un organico superiore alle altre, mentre per quanto riguarda il resto delle squadre c'è molto equilibrio e spesso le partite vengono decise da episodi, quindi insomma. Anche oggi forse l'unico risultato un po' è quello dell'Avezzano, che pensavo sì, riuscisse ad ottenere i 3 punti, poi per il resto insomma c'è equilibrio. Cioè. Allora Andrea, anche chiedo un parere anche a te, perché poi Andrea ti dico che abbiamo preparato una grafica, un po' un'analisi playoff delle squadre abruzzesi. Intanto ci stanno arrivando dei messaggi che parlano di un possibile esonero di Ottavio Palladini a Teramo. Bene, vi diciamo che per il momento non c'è questo pericolo, almeno per il momento non c'è, o meglio, sapete qualcosa di Palladini esonero? No, non è che non sappiamo niente, per il momento non sembra essere un'ipotesi. Poi è vero che su qualche organo di stampa è uscito, che poi è stato ripreso da altri, poi vi spiego un po' come funziona, lo dice uno, ovviamente lo replicano in molti, e il fatto che poi lo si legga da più parti può sembrare che sta per arrivare l'esonero. In realtà in questo momento noi non abbiamo queste notizie, poi se ce ne saranno, ovviamente siamo qui fino alle 9, se dovesse arrivare una notizia o una tendenza in tal senso ve lo faremo sapere. Comunque torniamo alla D, Andrea,
Sorridi perché ti ho tolto l'impaccio e insomma non chiedi idea questa no, cosa. No, perché di... conoscendo la voracità del presidente del Teramo, ora però in questo momento non c'è questo. Ora non è. Però domani però pomeriggio chissà. Diceva il mister Campanile un po' sorpreso dall'Avezzano. Si pensava effettivamente che riuscisse ad approfittare del pareggio, per esempio, nello scontro nel derby abruzzese, della sconfitta della Vastese l'ennesima. Vabbè, anche tu. Era un segno uno gigante sulla carta. E poi però questa squadra ha dimostrato di cadere nuovamente negli stessi errori, però ascolteremo Giampaolo, dirà io sono contento della prestazione c'è stata, abbiamo avuto delle occasioni, non abbiamo concretizzato, ok, però non può essere un caso che dopo aver perso 4 punti con i Nerostellati e 4 punti col Monticelli, oggi hai perso 2 punti in casa col Fabriano Cerreto che era scivolato al penultimo posto da solo, quindi era anche in un momento di forma non granché, mentre l'Avezzano aveva conquistato il terzo posto con una gran prestazione ad Agnone, quindi tutto faceva presagire che l'Avezzano potesse andare col vento in poppa, così non è stato ed è un'occasione mancata perché il terzo posto poteva essere consolidato, si poteva staccare il Castelfidardo, potevano essere staccate tutte le altre e invece la situazione è rimasta immutata, ma la squadra che aveva l'impegno più facile sulla carta era proprio l'Avezzano. La Vastese può fare il playoff, cosa dite? Grazie. Oh, l'andamento generale insomma è abbastanza preoccupante, anche se poi oggi il presidente Bolami ha confermato Gianluca Colavitto sulla panchina aragonese. Vediamo rapidamente la classifica, faccio rispondere da Luca Campanile. Può farli i playoff o rischia troppo a questo punto la Vastese, che lo ripetiamo, vincendo il San Marino sarebbe fuori. Ma qua subentra secondo me l'aspetto mentale, perché ora non so, credo sia la quarta o la quinta sconfitta e sicuramente l'aspetto mentale qua fa la sua parte. Sinceramente quando l'ho vista io era una squadra in salute che volava sulle ali dell'entusiasmo, quindi insomma fa specie vedere una squadra che comunque prima prendeva pure pochi gol e ad oggi invece ha avuto una trasformazione. Ma per quanto riguarda Colavitto penso che insomma dopo quello che ha fatto vedere anche nel girone d'andata sia giusto consentirgli di andare avanti e cercare di recuperare questa situazione che ancora comunque è tutta aperta. Cominciamo il giro dei campi, partiamo ovviamente dal derby del Gran Sasso d'Italia. Itala Concia finisce 0-0 tra l'Aquila e Francavilla. Il servizio è fermato per noi da Ania Cantagalli, vediamo. Il derby con vista playoff tra l'Aquila e Francavilla finisce 0-0, ma visti in concomitante risultati tutto rimane ancora possibile per entrambe le formazioni. Gagliardini, neo innesto aquilano al ritorno, tra l'altro il rosso-blu si siede in panchina con Battistini che preferisce Fabrizi Adibe per far coppia con De Julis in avanti. Nel Francavilla invece pesanti assenze nel reparto avanzato con Fofanà e Palumbo squalificati e Zerbo infortunato. Che la posta in palio sia alta lo si capisce dal livello di agonismo messo in campo da entrambe le squadre, ma di occasioni vere e proprie almeno nella prima mezz'ora di gioco non se ne contano. Bisogna invece attendere nello specifico il 29esimo per vedere De Julis insaccare un cross dalla sinistra di Boldrini dopo un'iniziale respinta di Fargione. Il secondo assistente però tra le proteste aquilane segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante rossoblu. L'episodio però sembra destare il Francavilla che aumenta la pressione e si porta con maggiore convinzione in avanti. Quello che si divora al 36esimo a Menta è difficile da raccontare. Il difensore raccoglie una bella iniziativa di Aleksić dagli sviluppi di una punizione, ma forse troppo convinto di segnare, indirizza invece incredibilmente fuori. La formazione di Battistini dà comunque sempre l'impressione di poter essere pericolosa quando si porta avanti. Al 40esimo Fargione e De Julis rimangono a terra dopo uno scontro per raccogliere un cross di Boucher, ma i due si rialzeranno comunque poco dopo. Un minuto dopo, altro gol annullato all'Aquila, questa volta Fabrizi, per un fallo precedentemente fischiato. Nel recupero, altra occasione rossoblu, con Boldrini che va al tiro, ma il diagonale che ne esce fuori non è preciso. Ad inizio ripresa, Battistini inserisce Ibe per Fabrizi e proprio l'attaccante sarà protagonista in negativo al decimo. Amenta gli lascia campo aperto per un problema muscolare, ma davanti a Fargione il centravanti aquilano si divora un'occasione colossale.
Il difensore del Francavilla invece deve lasciare il campo in barella con Di Pietrantonio che ne prende il posto. Al 20° Boldrini mette in difficoltà Fargione da calcio di punizione, ma il Francavilla riesce poi ad allontanare il pericolo. Dopo Amenta, la squadra di Iervese perde anche Baba, con Di Pentima poi a sostituirlo. Occasione potenziale invece quello che capita ai padroni di casa al 33°, quando Padovani viene anticipato sul più bello, mentre era sicuro di poter battere a rete. Altra buona occasione rossoblù al 40°, quando Boldrini impegna dalla distanza Fargione, ma Cafiero, che raccoglie la respinta del portiere, non inquadra la porta. Pochi istanti dopo, Ibe spreca un prezioso assist di Padovani, indirizzando invece il pallone fuori. Il Francavilla sembra sulle corde e Pupeschi, di un soffio, non riesce a girare verso la porta un nuovo calcio di punizione di Boldrini. Questa è praticamente l'ultima emozione di un match che finisce a reti bianche e che non dà giudizi definitivi per la corsa playoff. No, l'ho pensato spesso, questa la possiamo vincere, soprattutto nel primo tempo, perché ho visto la squadra che aveva il pallino del gioco e abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol. Poi forse il secondo tempo abbiamo subito qualcosina in più, ma soprattutto per errori nostri individuali, l'infortunio di Federico, lì siamo stati fortunati e poi negli ultimi 10 minuti abbiamo rischiato qualcosina sui calci piazzati, dove ancora pecchiamo di ingenuità soprattutto a livello individuale, però pensavo soprattutto nel primo tempo di vincerla. E ci siamo stati molto vicini, però secondo me adesso il risultato giusto, il pareggio ci sta tutto, perché tutte e due le squadre hanno cercato la vittoria, hanno provato a giocare, secondo me hanno giocato anche, uscita fuori pure una buonissima partita, quindi alla fine ci accontentiamo di questo punto, guardiamo al futuro con positività, perché quello che ci interessa è soprattutto rimanere attaccati al gruppone dei playoff. È una stagione un po' strana, tanti infortunati, squalifiche di lungo corso, adesso si aggiungono anche Amenta e forse anche Baba, che saranno da valutare. Come si esce da queste difficoltà? Si esce guardando sempre in avanti, e non arrendersi mai, ma ripeto, è dall'inizio dell'anno che lo facciamo e sono contento, perché ho sempre detto che non voglio alibi, dobbiamo sempre trovare la soluzione alle nostre difficoltà e devo dire che la mia squadra non si è mai arresa, su questo non posso che essere contento. Sicuramente dispiace, perché avere Fofana, adesso è rientrato Bojan dopo 2 mesi, avere diversi infortunati non fa piacere, però ripeto, non stiamo lì e ci staremo fino alla fine. Amenta nello specifico ti preoccupa? Federico sì, penso che sia un infortunio serio, vediamo martedì, da un'ecografia possiamo essere più precisi, però ti ripeto, ci può stare. Federico quest'anno pure lui non è stato sicuramente fortunato, e vediamo, speriamo che sia meno grave di quello che si prevede. La prestazione è stata buona contro una grande squadra, squadra di livello che credo che per qualità tecnica e organico è una di quelle che avrebbe dovuto lottare per un campionato di vertice e che comunque occupa benissimo il campo, ha avuto sicuramente degli inconvenienti nella prepartita e nella partita perché sono stati infortuni importanti, e detto questo il rammarico aveva sprecato delle occasioni davvero molto semplici per giocatori della qualità come la nostra. Francavilla a un certo punto è sembrato sulle corde, a un certo punto della partita il rammarico per l'appunto, come diceva lei, è quello di non aver concretizzato. Un po' di più nel finale sicuramente, però era prima dovevamo far gol, prima abbiamo avuto 2 occasioni quando ancora la partita era in bilico, lì dovevamo essere più bravi, più cinici a far gol, magari ecco, sull'infortunio di Amenta, anche se nasceva da un infortunio, una palla con l'importante, peccato nella sfruttata, però al di là di quello ti ripeto, la cosa che conta è che è stata una bella partita corretta, leale, un bel derby fra squadre di alto livello. Guardate adesso a mercoledì, a quella data dell'approvazione del bilancio, con quale ottica? Noi il nostro lo stiamo facendo, noi in campo quello che dobbiamo fare lo facciamo, l'ottica è quella della speranza che tutto vada in ordine per una conclusione della stagione e per un futuro dell'Aquila Calcio che sia più sereno e tranquillo e ordinato per la città dell'Aquila, che per me merita un calcio di alto livello. Ecco, spieghiamo un po'. Giustamente lo ha già fatto la collega Ania Cantagalli e Battistini nell'intervista. Mercoledì 28 ci sarà, e chiedo anche l'ausilio di Andrea Costantini, ci sarà l'approvazione del bilancio dell'Aquila Calcio. Ora, l'amministratore delegato David Miani è stato inibito per 6 mesi, sì. Confermami Andrea, sì, 6 mesi per le vicende relative all'Ancona Calcio. Secondo quanto raccolto dai colleghi
aquilani, e ci ha fatto sapere la nostra Ania, David Miani potrebbe comunque firmare in quanto atto amministrativo, meramente amministrativo, che dunque esula dalla questione prettamente sportiva, in cui sì, lui non può fare in teoria trattative, non può andare all'interno dello stadio, accedere agli spogliatoi nei giorni delle partite, quindi in competizioni ufficiali, cioè è la classica inibizione di carattere sportivo. Poi dal punto di vista amministrativo però lui può svolgere il suo compito e quindi insomma da quel punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. Però ricordate, noi parliamo di bilancio dell'Aquila da novembre, ai tempi c'era ancora Ranucci, ora siamo arrivati a quasi fine febbraio. Sì, siamo arrivati alla fine di febbraio, quindi insomma sono problemi che si trascinano da tempo, ma oramai non si può più transigere, non si può più andare oltre. Quello che accadrà mercoledì farà un po' capire quello che sarà il futuro dell'Aquila Calcio, sia per questo campionato, sia magari per la programmazione delle prossime stagioni, della prossima in particolare, perché ci sono dei debiti che vanno ammortizzati e affrontati, e c'è una stagione corrente da finire e un'altra poi magari da pianificare. Quindi insomma sarà una data importante da segnare col circoletto rosso. Assolutamente, peraltro però, come diceva Battistini, noi il nostro lo stiamo facendo, peraltro abbiamo visto nel secondo tempo l'Aquila praticamente le azioni pericolose le hanno fatte quasi tutti i giocatori aquilani, anzi c'è un po' di rammarico, si diceva nelle interviste, forse per non averla vinta questa gara. Ma sicuramente vedendo le immagini, almeno per le occasioni da rete, forse meritava qualcosa in più l'Aquila, però a prescindere dal risultato dispiace vedere una società così importante in difficoltà, perché l'Aquila secondo me una società che merita di più, perché ha una struttura, un campo veramente eccezionale che farebbe invidia pure a categorie superiori, ha un pubblico sicuramente di primo ordine, quindi ecco, dispiace vedere queste crisi societarie che però ad oggi vediamo che non appartengono solo ai dilettanti, ma anzi sì, anche in società professioniste, quindi è un momento così. Però insomma penso che come diceva il mister Battistini, l'Aquila sta dimostrando veramente i propri calciatori che sono degli uomini veri, perché si impegnano, sono sempre impegnati, stanno offrendo prestazioni sempre positive a prescindere dal risultato. Poi chiediamo al mister campanile la valutazione sull'esperienza San Nicolò. Adesso rimaniamo un attimo su l'Aquila Francavilla, perché poi sentiremo anche l'intervista al presidente del Francavilla, Gilberto Candeloro. Prima di aprire l'angolo Moviola, facciamo in bocca al lupo a Federico Amenta, rivediamo il momento in cui si fa male e Ibe, che era entrato, poteva approfittarne e segnare il gol per vincerla la partita, si accascia proprio al suolo e ci saranno gli esami strumentali, addirittura si teme uno strappo muscolare. Speriamo che non sia così, noi gli facciamo davvero l'in bocca al lupo a Federico Amenta, che prima abbiamo visto su assist di Alexi ci aveva sfiorato davvero il gol del vantaggio, si è mangiato un gol clamoroso, qui esce in barella. Ovviamente il nostro in bocca al lupo è per Federico Amenta, sperando che non volendo sia volendo dare una lettura romantica, diciamo che l'ha fatta apposta a sbagliare, perché si sentiva un po' in colpa a fare gol dopo un evento del genere. Chiaramente una battuta, però diciamo che restituisce, compensa il fatto che Amenta abbia lasciato lì il pallone, perché ha avuto un infortunio così di notevole portata, lì se era gol, punto. Però questo errore diciamo che va a compensare l'infortunio avuto da Amenta, altrimenti Ibe non avrebbe mai avuto quel pallone. Certo, fosse stato più cinico, come ha detto Battistini. Certo, episodi da Moviola, li vediamo, poi ascoltiamo Gilberto Candeloro. 29esimo del primo tempo, il primo, c'è un assist di Boldrini per De Julis, tiro respinto, e poi c'è la segnalazione del fuorigioco, che io immagino arrivi già sul primo colpo di testa, perché vedete l'arbitro poi alza il braccio
quasi prima che De Julis ribadisca in rete. Arbitro dell'incontro Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, secondo assistente Roberto Nardi di Taranto, che è quello che fa la segnalazione. Vediamo nel momento del cross di Boldrini se c'è la possibilità di vedere la posizione di De Julis per valutarla meglio, ovviamente. Eccola qua, quando il pallone parte. Che dite? Diciamo che siamo al limite, ecco, ora non siamo in direzione magari perfetta per poter dare un giudizio sicuro, però diciamo che siamo proprio al limite. Forse, vedendola qua, anche secondo me è leggermente avanti. Allora bisogna vedere i piedi, però... Sì. Certo, certo. Andrea, per te? Ma estremamente dubbio. Io non riesco a decifrare. Forse col tronco è leggermente avanti, ma se è fuori gioco è per questione di centimetri / millimetri. Se avesse dato gol non avrei potuto dire che sarebbe stato un errore, non potevo dirlo con certezza, così come non posso dire con certezza che abbia fatto bene in questo momento. Ripeto, sembra col tronco forse leggermente avanti, ma io ho molti dubbi per la posizione dei piedi, perché coi piedi a me sembra che sia leggermente più avanti Sembroni. Questa è la mia sensazione. Altro episodio da rivedere, gol annullato a Fabrizi, sempre all'Aquila, 41esimo del primo tempo, episodi tutti nel primo tempo, che vediamo per un probabile fallo, lo vedete, a centro area di De Julis proprio su Amenta. Questa è la segnalazione dell'arbitro, eccola qua. In questo mi verrebbe da dire che è un po' più semplice la valutazione, sei d'accordo mister? Ma secondo me qua è giusto annullare, perché Amenta in questo frangente era in vantaggio sulla palla, è stato spostato da De Julis, quindi secondo me qua il fallo ci può stare tutto. Tra l'altro guardate, sì, quando fischia l'arbitro, ecco. Subito. Sì. Prima ancora che... Non si può forse neanche parlare di gol annullato. No. Eh sì. Ecco. Abbiamo rivisto questi due episodi da Moviola, adesso ci andiamo ad ascoltare il presidente del Francavilla, Candeloro, che non le manda a dire come al solito, ha sempre il suo aplomb, che poi però all'interno del quale fa passare dei messaggi chiari anche la sua squadra. Ha fatto anche i complimenti all'Aquila, sentiamo che cosa ha detto. Presidente, un commento a caldo subito di questo 0-0, considerato anche il pareggio tra Castelfidardo e Campobasso, comunque tutto è ancora in ballo. Tutto in ballo, credo ci siano qualcosa come 27 punti ancora da giocarsi, quindi un bel tratto di strada ancora. Certo, ci siamo fermati a vicenda, però la partita è stata bella, le squadre meritano forse più della classifica che hanno, sia il Francavilla sia l'Aquila. Detto così, con parole aperte, se l'Aquila avesse avuto più società e se il Francavilla avesse avuto più squadra, forse eravamo lì davanti tutte e due, ma molto vicino a quelli che stanno per vincere il campionato. Su quell'occasione di Amenta nel primo tempo già gridava il gol. Beh sì, forse era più difficile da sbagliare che da metterla dentro, però questo è il calcio, succede, forse il freddo che non gli ha fatto fare l'angolo giusto alla gamba per segnare. Tanti infortunati prima di questa partita, infortunati che si aggiungono anche oggi con Amenta e per l'appunto anche Baba. Sì, e poi agli infortunati, ai quali siamo abituati perché è una tragedia che ci perseguita dall'inizio del campionato, aggiungiamo questa lunga squalifica, l'avevamo appena recuperato Fofana e l'abbiamo riperso con una squalifica molto severa in una partita che veramente è stata una delle peggiori che ho visto per quanto riguarda l'andamento arbitrale, ormai è passato, quindi non pensiamo a quello. Certo, sarebbe stato bello guardare questa squadra a ranghi completi, perché l'organico è importante, i tecnici sono bravi, non abbiamo quasi mai avuto questa fortuna, quindi vabbè, ci riproveremo. Si dice Candeloro interessato al Teramo, si dice Candeloro interessato alla Vastese, ma Candeloro cosa farà? Candeloro è interessato a creare un progetto sportivo nel calcio che si differenzi un po' da quello che si fa di solito. E quindi è un progetto che sta andando avanti e ancora ci sono delle cose da chiarire e credo che prima della fine di questo campionato qualcosa verrà fuori. Credo sia un progetto molto importante, vedremo. Ma con la Vastese, non più col Teramo? Ma non diamo limiti alla provvidenza. Ci saranno un po' di squadre dentro, vedremo. Qualcuna anche magari più distante. Eh
sempre un po' enigmatico il patron giallorosso Candeloro, che però Mise non difficilmente le manda a dire anche alla sua squadra, cioè qualche stilettata arriva sempre. Lui dice nelle settimane scorse, ha detto è una strategia comunicativa per tenere alta l'attenzione, ma poi in realtà un allenatore, una squadra, poi funzionano queste cose? Ma sicuramente uno che, un presidente che dice non dice, però arriva sempre al punto, al punto giusto. Ma sicuramente lui, penso che inizio campionato abbia allestito una squadra per cercare di fare un campionato di vertice. Poi c'è da dire che veramente sono stati bersagliati dagli infortuni, quindi un po' secondo me l'andamento è stato compromesso pure per questo, perché come diceva pure il presidente non è mai riuscito a vedere la squadra al completo. Ora che avevano recuperato pure Fofana, ha avuto una squalifica di diverse giornate, quindi sicuramente incide tanto. Certo. Peraltro la Rossagna gli ha chiesto anche di un'eventuale apertura alla Vastese, Andrea, e mentre all'Aquila chiedeva a Candeloro della Vastese, Bolami a Vasto con il nostro Paolo Renzetti di fatto rispondeva, poi lo sentiremo, l'abbiamo già sentito oggi, ma insomma questo accostamento, che peraltro è anche concreto perché incontri ci sono stati, l'abbiamo un po' replicato nelle parole dei due patron. Beh, è anche il segno dei tempi che cambiano. Io penso che diversi anni fa ci sarebbe stata una maggiore rivalità e tutti questi incontri non ci sarebbero stati. Invece qui i presidenti si incontrano, si sentono spesso, si vedono, mettono giù progetti. Sappiamo che insomma si sentono spesso anche il presidente Candeloro con il presidente dell'Avezzano Paris, ci sono questi contatti con Bolami, ci sono stati contatti con Campitelli, insomma è il segno dei tempi che cambiano, sì, perché si mettono in campo dei progetti che possano. Ecco, Candeloro parla di filiera, sono comunque delle strategie per cercare di massimizzare e al contempo minimizzare i costi, e quindi insomma per i tempi che corrono sono strategie che sono improntate, ecco, a fare economia attraverso il calcio. Prima però sono convinto che queste cose si sarebbero viste di meno, c'era maggiore distacco tra le parti. È anche vero che poi, se noi torniamo a 10 anni fa, quanti presidenti hanno, a causa di questi costi esorbitanti, ci hanno rimesso col mondo del calcio, e le società sono andate incontro a un fallimento. Ecco, poi l'importante è che resti la sana competizione, che resti anche la giusta e sana rivalità tra le squadre, perché è poi quello il sale del calcio e dello sport. Candeloro alla fine che vuole fare? Ci scrivono da casa, me lo spiegate? Noi non lo sappiamo che vuole fare, è difficile entrare poi. Candeloro vuole investire nel mondo del calcio, vuole farlo. Ma secondo me, Andrea, nel mondo dello sport. Mondo dello sport, esatto. Sì, certo. Ed è pronto a investire capitali anche importanti, e cerca anche il modo di poterli canalizzare nel modo migliore. Attraverso anche questa filiera di cui lui ha parlato. Poi noi vi diciamo quello che sappiamo. È chiaro che Candeloro fino in fondo le carte non le vuole scoprire, perché è anche giusto che sia così, ma certamente parliamo di un imprenditore forte che vuole investire nel mondo dello sport e ancora più in particolare nel calcio, ma non solo. Ci fermiamo per la pubblicità, poi faremo una panoramica sulle squadre abruzzesi che si giocheranno da qui alla fine il playoff. Pubblicità. Di nuovo insieme, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, che tra poco andiamo a Vasto. Apriamo con un riassunto grafico. Facciamo vedere a Mister Campanile, anche ad Andrea, più che altro per vedere questa è la corsa delle abruzzesi al playoff. Vi posso garantire che sono fatte, il punteggio è esatto,
Cioè non ci siamo inventati la curva adesso, anche se non vedete i numeri, perché altrimenti se mettevamo anche i numeri non capivate niente, sarebbero diventati troppo piccoli i numeri, erano troppo piccoli graficamente. Però l'Avezzano, che vedete la linea verde, 43 punti, la Vastese 40, insieme l'Aquila e Francavilla a 38. La settimana prossima, per esempio, inseriremo anche il Pineto, che adesso, grazie alla vittoria di oggi, è andato a 37, per far vedere l'andamento delle formazioni abruzzesi. Allora, quello che si nota sicuramente, mister, è il crollo della Vastese. Beh, quello sicuramente dall'occhio, mentre l'Avezzano ha un percorso più lineare, e quindi però sicuramente dall'occhio la Vastese, che si è proprio bloccata, diciamo, e poi c'è questa lotta l'Aquila, Francavilla. L'Aquila, secondo me, credo sia una delle candidate principe, però secondo me ha perso un giocatore importante, forse secondo me il miglior giocatore della categoria, che era Valenti, che riusciva quasi in ogni partita a fare la differenza. Sai che il pupillo di Andrea Costantini lo ha... Non lo sapevo, ma è facile avere un pupillo come lui, perché obiettivamente anche quando nella mia gestione l'ho incontrato è stato quello che ha rotto gli equilibri di quella partita, insomma, quindi è un giocatore che merita altre categorie. Andrea, vediamo, guarda questo grafico, più che altro le linee. L'impennata della Vastese nella parte centrale, siamo seconda metà del girone d'andata e poi inizio, cioè il girone di andata, guarda come sale la curva della Vastese, e poi c'è un momento in cui anche l'Avezzano, prima del momento no, che è quello in cui si blocca, sembrano arrivare a testarsi. Poi che succede? L'Avezzano rallenta, la Vastese continua a salire e poi si blocca. Ma diciamo che nel girone d'andata Vastese e Avezzano hanno fatto grandi cose. La Vastese è stata più continua nel girone d'andata ed è altresì continua al contrario con questa crisi. L'Avezzano ha avuto un momento entusiasmante a metà del girone d'andata, come si può vedere dal grafico, quell'ascesa prima della flessione prenatalizia. E ora la squadra dell'Avezzano ha ripreso a marciare, ma non con la stessa regolarità che ha avuto a metà del girone d'andata. Però, visto che la Vastese si è piantata e nonostante l'Avezzano abbia perso dei punti con delle piccole, tanto è bastato per scavalcare la Vastese. Anche l'Aquila e Francavilla sono state nel loro percorso, se ci fate caso, piuttosto regolari. Cioè non hanno mai avuto un momento particolarmente entusiasmante come è stato però per neanche Vastese. Crolli verticali, però neanche dei crolli. Il Francavilla si è caratterizzato per andare molto bene in trasferta e perdere dei punti in casa. L'Aquila è stata più regolare in casa e ha perso qualche punto in trasferta, però ripeto, mentre l'Aquila e Francavilla nel loro percorso sono state un po' più regolari, le altre hanno fatto grandi cose in certi momenti del girone d'andata. Insomma, poi vedremo come finirà, ripeto, la prossima settimana inseriremo ovviamente anche il Pineto, che è rientrata prepotentemente con la vittoria di oggi, nella corsa playoff. Ma visto che abbiamo parlato della Vastese, ci andiamo a vedere lo 0-2 con cui la Vispesaro passa all'Aragona. Il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti. L'Aragona sempre più terra di conquiste per le formazioni avversarie. Questa volta a fare bottino pieno in terra d'Abruzzo è stata la Vispesaro, che si è imposta per 2-0 trascinando sempre più nel tunnel della crisi la Vastese, è arrivata a 7 sconfitte nelle ultime 8 gare. Al cospetto della seconda della classe si è vista la solita squadra, anche generosa ma anche e soprattutto senza idee, senza gioco e con le polveri bagnate. Spiegare quello che sta accadendo ai ragazzi del presidente Bolami non è affatto semplice, con una situazione che potrebbe
davvero sfuggire di mano a tecnico e società, e con una tifoseria che sembra ormai aver perso la pazienza. Colavito non rinuncia al 4-3-3, ritrova in difesa Iarocci, anche se deve rinunciare a De Feo e Maronilli. In attacco regolarmente a disposizione Bittai e Marchigiani in campo senza radi e carta e con un inedito 4-2-3-1. Freddo e pioggia all'Aragona con 600 spettatori circa sugli spalti e con gemellaggio fra le due tifoserie con tanto di pranzo prepartita. In campo però subito battaglia con i padroni di casa all'attacco. La prima clamorosa occasione arriva al decimo però per gli ospiti con un colpo di testa sotto misura di Bortoletti che si divora il gol del vantaggio, che arriva però al quarto d'ora quando su una punizione dalla sinistra di Ridolfi Camerlengo sbaglia l'uscita con la palla che gli sfugge e che termina sui piedi di Baldazzi che mette in rete per l'1-0 dei marchigiani. Camerlengo protesta per una presunta carica ma Di Graci di Como convalida la rete. Al 17esimo ancora Vispesaro pericolosa con un tiro di Bortoletti respinto dal portiere di casa. Vastese ancora sotto con i tifosi della curva d'Avalos in silenzio dall'inizio della gara e fino alla mezz'ora. Fiore e compagni cercano di reagire ma il nervosismo è evidente. Al 26esimo azione tambureggiante della Vastese con una prima conclusione di Stivaletta respinta da Marfella prima di una mischia in area marchigiana con le conclusioni di Fiore prima e di Di Pietro poi che mette a lato. Preme rabbiosamente la squadra di Colavitto che però subisce poi il raddoppio al 35esimo quando il Cesi approfitta di una bambola della difesa di casa andando a mettere il pallone ancora alle spalle di Camerlengo. Piove sempre più sul bagnato per i biancorossi di casa che rischiano di crollare sotto i colpi della cinica Vis che poi però fa correre un brivido ai suoi tifosi quando al 38esimo su punizione Fiore costringe Marfella alla deviazione in calcio d'angolo. Nella ripresa si ricomincia sotto la pioggia e con i padroni di casa alla ricerca del gol per riaprire la contesa, ma oltre a tanta buona volontà dei locali c'è poco da dire con la squadra di mister Riolfo che controlla senza assilli gli attacchi confusi degli aragonesi. Dopo 20 minuti senza emozioni Olcese ha l'occasione per chiudere i conti ma Camerlengo respinge. Dalla curva d'Avalos i tifosi aragonesi invitano i propri giocatori a tirare fuori gli attributi. La squadra fa quel che può ma il trascorrere dei minuti avvicina il successo dei marchigiani che al 25esimo hanno un'altra opportunità con il neoentrato Cruz che da fuori mette di poco sopra la traversa. La partita si trascina stancamente verso la fine mentre la cronaca registra al 35esimo una conclusione di Lucciarini con Marfella che para a terra. Poi la festa dei 50 tifosi ospiti e i fischi dei supporters di casa all'indirizzo di una Vastese che non c'è più e con la curva che rifiuta il saluto della squadra. Per la Vastese ancora una sconfitta ma la possibilità domenica prossima di provare a tornare a sorridere nella gara in casa del fanalino di coda Nero Stellati Pratola. Presidente Bolami, 8 partite, 7 sconfitte, non si arresta la striscia negativa di risultati della Vastese, anche oggi con la Vispesaro è arrivata una sconfitta. Sicuramente, quando gira storto purtroppo sappiamo che è difficile raddrizzare la situazione. Adesso ci vuole la calma, ci vuole pazienza, lavoro, il primo episodio ci puniscono, è normale che dopo la squadra è giovane, è una squadra di ragazzi, è normale che soffrono anche della pressione. Una sconfitta che non cambia tra l'altro moltissimo in classifica, però a livello di morale questa ennesima battuta d'arresto potrebbe lasciare il segno. Ma no, guarda, il nostro programma era quello di fare un buon campionato, di salvarci. Siamo salvati già all'andata, è normale che ripartire così brutto, fare queste 7-8 partite brutte, è normale che dà fastidio soprattutto a noi, ai tifosi, però... questo campionato ti fa capire che è molto difficile e buttiamo le basi per il prossimo campionato. Lei in settimana aveva deciso per il silenzio stampa di tutti i tesserati, per il blocco degli stipendi, ma le chiedo dopo questa sconfitta la posizione del tecnico Colavitto è in discussione? No, per niente proprio, guarda, il mister rimane al suo posto, bisogna lavorare, il segnale che ho dato per dare un approccio ben diverso a questi ragazzi, ma non il fatto uno che blocca i stipendi, dare un segnale, però oggi sono contento perché i ragazzi hanno dato tutto, si sono impegnati, abbiamo affrontato una seconda della classe che è superiore a noi, però devo dire a questi ragazzi che oggi è stato un buon inizio per le prossime partite. Dalla curva d'Avalos però i tifosi hanno invitato la squadra, come si suol dire, a tirar fuori gli attributi, tifoseria che sta un po' perdendo la pazienza.
ma guarda, il tifoso lo conosco perché io sono il primo tifoso della Vastese, però è normale, quando perdi dà fastidio, loro vogliono sempre vincere, però dico anche a loro di stare calmi, li ringrazio perché veramente sono attaccati alla meta biancorossa. È un momento negativo, bisogna riflettere, lavorare e vediamo di risolverci al più presto possibile, perché ripeto, quello che abbiamo fatto non erano né fenomeni prima né blocchi siamo adesso. Ultima domanda, Presidente, lei stava parlando di futuro, negli ultimi giorni si è tornato a parlare di un eventuale interessamento per la Vastese dell'attuale patron del Francavilla, Gilberto Candeloro, che lei aveva incontrato, se non mi sbaglio, qualche settimana fa. Cosa c'è di vero e se c'è qualcosa di vero? Ma con Gilberto c'è un ottimo rapporto, ci siamo conosciuti, ci frequentiamo, ci sentiamo, però per adesso non c'è niente di che, ci stiamo conoscendo bene, vediamo se ci sono delle possibilità. Se fattibile lo facciamo, altrimenti è un amico, lo rispetto, è un presidente che dà tanta passione al pallone. Ha chiesto di entrare eventualmente in un futuro prossimo nella Vastese? Guarda, è un amico, ci stiamo frequentando per altre situazioni, perciò niente di che per il momento. Questa era l'intervista al presidente della Vastese Bolami, che come avete sentito insomma non smentisce i contatti con quello che definisce un amico, Gilberto Candeloro. Se vogliamo, buonasera Iago, oggi dovevi invitare il presidente Lavezzano, volevo sentire quale scusante tirava fuori, ma insomma non è che il presidente Maris può essere sempre nei nostri studi, ci mancherebbe. Dicevamo, la cosa che un po' più sorprende, mister, sono le parole del presidente Bolami quando dice: ci mancherebbe, l'allenatore rimane al suo posto. Per un allenatore sentire parole del genere, ecco, mettiti nei panni di Gianluca Colavitto, sentire parole del genere ti danno ulteriore forza, ti danno ulteriore stimolo. Ah, sicuramente faranno lavorare con un po' più di serenità, però credo che la riconferma se la sia meritata sul campo per quello che ha fatto vedere la squadra nel girone andata. Momenti di difficoltà sicuramente ci sono per tutti. Vedendo le immagini, forse il vento è cambiato, perché anche oggi ho visto che hanno subito due gol su palla inattiva, e questi sono gli episodi che quando ti gira male vanno per questo verso, perché ti ripeto, in girone andata credo che anche su palla inattiva avessero preso pochi gol, quindi sai, questi episodi sono, soprattutto nel calcio moderno, sono fondamentali, perché spesso le partite si risolvono proprio su calci piazzati, e quindi secondo me un po' la tranquillità che è venuta meno può incidere anche su questi episodi qua, insomma. Assolutamente, peraltro poi, non per fare sempre i partigiani, anche se noi ammettiamo insomma di essere abruzzesi e di tifarle le squadre abruzzesi tutte, ci mancherebbe, però poi ci sono anche momenti e momenti, nel senso, se in un momento complicato arriva la seconda della classe, che adesso non ne sbaglia più una, cioè mentre prima la Vispesero qualche partita pure la sbagliava, adesso non ne sbaglia più una, cioè anche la contingenza a volte che ti... Sì, poi quando ti gira male, hai visto anche sul primo gol, insomma la partita è stata sbloccata su un'incertezza, ecco, del portiere, magari prima questo non succedeva, quindi poi quando le cose non girano per il verso giusto succedono così una dietro l'altra, perché fino a quel momento penso che la Vastese era in partita, ecco, l'episodio poi ha cambiato l'andamento. Tu sei stato, hai giocato a San Nicolò, a Basto. Perdonami. Sì. Hai giocato a Basto, quando si chiama ancora Pro Basto. Sì, sì. 13-14 anni fa, più o meno sì. A memoria. In C2, in C2, vero? Sì, che ricordi hai della piazza di Basto? Basto, una piazza importante, una piazza a prescindere dalla categoria, che prima era nei professionisti, però una piazza che è calorosa. Quando c'è entusiasmo lo dimostra al 1000 per 1000, e come erano riusciti a ricreare pure quest'anno, perché c'è stato un periodo veramente che la curva, la gente si faceva sentire, quindi ecco, erano riusciti a riportare tutto questo entusiasmo, che però non si deve, ripeto, non si deve spegnere per questo periodo, no, anzi si devono ricompattare tutti, perché hanno dimostrato di poter far bene in questo campionato.
Senti, visto, abbandoniamo il tema Vastese, perché insomma il momento è quello che è, Andrea, sicuramente quello che abbiamo, quello che sappiamo per certo è che rimarrà Gianluca Colavitto, non si tocca fiducia a prescindere da parte della società aragonese, e vedremo se poi, insomma, vediamo il prossimo turno, l'impegno della Vastese per vedere insomma quali sono le prospettive da qui a una settimana, anche per vedere la Vastese va, gioca in casa, gioca fuori casa con il Nero Stellati, insomma, l'impegno potrebbe probabilmente a Sulmona, probabilmente a Sulmona, a un derby sulla carta, insomma, abbordabile, insomma, abbordabile, però per il periodo che ha la Vastese, Colavitto era giusto chiedere a Bolami se fosse in discussione, è altresì giusto che lui resti sulla panchina, perché non si può dimenticare quello che ha fatto questa squadra andando nettamente al di là di ogni più rosea aspettativa nel girone d'andata. Non bisogna dimenticarsi che l'obiettivo della Vastese era disputare un buon campionato, ma senza l'assillo dei playoff. È chiaro che dopo quel girone d'andata, insomma, si sa, l'appetito viene mangiando, però è pur vero che la Vastese deve uscire fuori da questa situazione, perché comincia a essere insostenibile, e quello che sta succedendo ora rischia davvero di oscurare, e non sarebbe giusto, quanto fatto di ottimo nel girone d'andata, perché lo score di una vittoria e 7 sconfitte nel girone di ritorno è uno score ai limiti dell'umiliante per una squadra come questa. Quindi devono trovare la forza di uscire fuori da questa situazione, anche al di là di problemi tecnici che ci sono stati per l'infortunio di Viscardi, ma non è possibile che viene a mancare un difensore bravo come Viscardi, viene ceduto Bagaglini e automaticamente c'è uno score di una vittoria e 7 sconfitte. E qui stiamo andando decisamente oltre, e quindi è giusto reagire a partire dalla prossima gara, però Nero Stellati sono sul loro baratro e devono cercare di vincere, quindi non sarà una passeggiata, anche se la classifica dice che c'è un divario netto tra le due compagini. Assolutamente, rimaniamo in zona playoff con la prima delle abruzzesi, non ci siamo dimenticati dell'Avezzano, che oggi però iniziava mezz'ora più tardi, ed ecco perché un po' è scivolata in scaletta anche per i tempi di realizzazione del servizio di montaggio. Avezzano Fabriano Cerreto 0-0, vediamo. Allo stadio dei Marsi, l'ottava di ritorno, terreno di gioco provato dalle piogge e temperature glaciali. L'Avezzano contro il Fabriano Cerreto per consolidare il terzo posto. Francesco Monaco a viso aperto col 4-3-3, 4-4-1-1 disegnato invece da Giampaolo, ancora senza Cerone di Curzio. L'11 è lo stesso sceso in campo ad Agnone con Bisegna e Dos Santos in attacco. Comincia forte il Fabriano, linea del pressing oltre il centrocampo. Prima Pellecchi all'11esimo, poi D'Eramo 3 minuti dopo provano a sbloccarla nelle prime battute. Al 18esimo un splendido il traversone offerto da Pellecchia. Dos Santos sceglie bene i tempi di intervento, palla troppo centrale, tutto facile per Spitoni. Bambozzi al 21esimo va dritto in porta su un calcio piazzato dai 30 metri, Fanti la blocca di prima intenzione. Al 27esimo il primo corner della gara, Bisegna nella mischia, palla sporcata che finisce sui piedi di Sbardella, il difensore prova la deviazione da distanza ravvicinata, Spitoni chiude lo specchio. Pericoloso il Fabriano alla mezz'ora, Fanti a chiudere il primo palo, Zuppardo sulla respinta non trova le misure. L'Avezzano prende in mano le redini e cuce sul terreno di gioco il solito possesso palla, senza però riuscire ad affondare il colpo. Il primo tempo scivola sullo 0-0, squadre a riscaldarsi per un quarto d'ora, si tornerà in campo con gli 11 invariati. Il primo lampo arriva dai piedi di Pellecchia, conclusione dalla distanza, palla sul fondo. Al sesto minuto si lamenta l'Avezzano per questo episodio in area avversaria. All'ottavo bel traversone di Lombardo dalla sinistra col petto Pellecchia, che fatica a tenere l'equilibrio e perde il momento per la conclusione. Doppio cambio al decimo, fuori un dolorante Fanti e D'Eramo, dentro Lombardi e Pollino. Al quarto d'ora esce anche Bisegna, Priorelli nella mischia e proprio il portiere neo entrato si esalta sul calcio piazzato di Peronullo. Anche per Monaco il primo cambio di giornata, fuori Forò, dentro Fenati. Al 25esimo sullo sviluppo di una manovra corale, Persia incrocia la botta sul secondo palo, sfera out di un niente. Risponde al 28esimo
ventiquattresimo il Fabiano Cerreto, Bambozzi dal limite, scarica il raso terra al veleno, Lombardi si distende e la palla accarezza il palo. E si ripete alla mezz'ora la formazione marchigiana, Zuppardo buca la linea difensiva e supera Lombardi, ancora imprecisa di millimetri la conclusione avversaria. Comincia a scendere la neve sul Dei Marsi e Giampaolo tenta il tutto per tutto, fuori Bianciardi, dentro un'altra punta Marco Acatullo. Fabriano assediato nel finale, miracolo di Spitoni su Acatullo al 38esimo. Si gioca in 40 metri, il Fabriano a chiusura ermetica, non dà spazio all'Avezzano. Priorelli ci prova da fuori nel pieno del recupero, ma non trova lo specchio. E ad una manciata di secondi dal triplice fischio, Menna dalle retrovie, alla palla che può decidere il match. Ancora decisivo Spitoni che chiude la trasferta nella Marsica con un punto d'oro per le casse marchigiane. L'Avezzano inciampa ancora contro una piccola e per la seconda volta consecutiva in casa propria resta secco di gol. In classifica cambierà poco o nulla e domenica sarà faccia a faccia col Castelfidardo. Mister, nulla da dire sulla prestazione, siete riusciti ad essere belli anche su questo terreno di gioco molto provato dalle piogge, è mancato soltanto il gol. Perfettamente ragione, perché la squadra non posso rimproverare nulla perché ha fatto la prestazione, che è la cosa più importante, ha tenuto per 70-80 minuti palla senza mai buttarla, giustamente dovevamo trovare lo spazio giusto per poi approfittarne, ma il Fabriano è stato molto bravo nella fase di non possesso, per cui la squadra ha dato tutto quello che poteva dare effettivamente. Ci è mancato il gol, qualche occasione l'abbiamo avuta, non abbiamo avuto tante occasioni come ci capita spesso, però in questa fase di campionato è normale che se hai tre occasioni la devi sfruttare al meglio. E lì non dico che siamo mancati, però dovevamo essere un pochino più cinici perché la possibilità per andare in vantaggio ce l'abbiamo avuta. Dopo i quattro gol rifilati all'Agnonese si pensava forse che avesse ritrovato un pochino l'ispirazione là davanti. Oggi un altro 0-0, però sempre contro queste squadre sulla carta un po' più semplici, di bassa classifica, che vengono a chiudersi per portare il punto a casa. Sì, ma adesso le partite sono tutte difficili da qua fino alla fine. È normale che il Fabriano è venuto qui, ha fatto la sua partita giustamente, però nella fase non possesso sono stati molto bravi, noi avevamo poca profondità, ripeto, ci serviva una giocata vincente, però la squadra la prestazione l'ha fatta, ci dispiace perché i ragazzi ci hanno messo tutto, nessuno si è risparmiato, è normale che questo pareggio lo prendiamo con positività, è normale perché continuiamo questa striscia positiva, va bene così, ripeto, la squadra quando fa la prestazione io come allenatore sono contento, poi se arriva il gol sarebbe stata una prestazione perfetta. Per quanto riguarda il freddo io non l'ho sentito, ho fatto una sudata clamorosa, però direi che è stata una prestazione da parte nostra molto, molto positiva sotto tutti gli aspetti. L'approccio è stato bello, abbiamo iniziato subito a ripartire ogni volta che c'era la possibilità, noi i primi 10-15 minuti abbiamo avuto anche un paio di occasioni importanti. Direi che è stata una prestazione voluta da parte di tutti i ragazzi e il risultato penso che sia giusto, perché anche loro hanno avuto le loro occasioni, però noi contro un grande Avezzano abbiamo fatto una gara perfetta sotto tutti gli aspetti. 0-0 dunque, un po' di delusione in casa Avezzano, ma ci sta. Alla fine Giampaolo ha detto sono contento della prestazione, ma chiedo ad un allenatore di solito gli allenatori dicono così perché è una frase fatta, oppure perché poi effettivamente un allenatore è contento comunque, anche se non arriva il risultato pieno, di rivedere quello che si prova in mezzo al campo. Cioè, poi non è detto che per forza bisogna sempre vincere. Ma sicuramente in cuor suo è amareggiato, perché probabilmente inizio partita pensavano di ottenere i tre punti, però un allenatore dà una lettura della partita diversa, cioè quello che gli importa è vedere la sua squadra che riesce a fare quello che gli chiede, e sentire le sue parole oggi l'hanno fatto anche sotto l'aspetto dell'impegno, ha detto che non deve rimproverare niente, poi è normale che se avesse fatto gol come dice lui magari sarebbe cambiata pure la valutazione della partita in se stessa, quindi certo. Credo che non menta quando dice che è rimasto contento dei suoi ragazzi, ecco. Andrea, prima ci scrivevano, intanto ci dicono se la prossima giornata è tutta di sabato, ma perché dovrebbero giocare tutti di sabato? No, cioè,
Non c'è un motivo, si gioca di domenica. Si potrebbe giocare di sabato, condizionale grande San Nicolò L'Aquila. Ecco, c'è questa San Nicolò L'Aquila si potrebbe giocare di sabato, però gli altri giocano normalmente. Però da quello che sappiamo, da alcune indiscrezioni, nello Stellativa Astese si dovrebbe giocare a Sulmona, di domenica. Ci avevano scritto prima se eravamo d'accordo sul fatto che mancando Cerone, l'Avezzano in fase offensiva va un po' in difficoltà. Beh, o meglio, sicuramente non riesce a trovare la porta con frequenza e con quella cattiveria che trova quando c'è Cerone. Però se chiedete a Pino Di Meo, forse vi dirà che la settimana scorsa la sua squadra ha preso 4 gol dall'Avezzano, e anche con Cerone in campo l'Avezzano ha incontrato qualche difficoltà nel girone di ritorno. Certamente parliamo di un giocatore di caratura superiore, è un giocatore fondamentale e più volte anche il sottoscritto ha parlato benissimo di Cerone, però oggi l'Avezzano aveva tutte le armi a sua disposizione per venire a capo di una, di un Fabriano che è una squadra modesta, come dice la classifica. Le occasioni ci sono state, anche qualche rischio corso, perché nel finale c'è stato un contropiede nel quale il Fabriano poteva andare in gol, al di là di alcune conclusioni della distanza di Peronullo come questa, dove Lombardi è stato bravo, però poco dopo questa azione ci sarà un contropiede del Fabriano. Però l'Avezzano ha tirato tanto, ha concluso tanto, non è stato lucido, anche nel finale l'ultima azione di Menna, poco prima un'altra azione importante, insomma l'Avezzano poteva vincerla. Però questo cinismo in queste partite è mancato e non è un caso, ecco questa è l'azione di cui parlavo, non è un caso che l'Avezzano abbia perso tutti questi punti con le piccole, evidentemente manca cinismo, è una squadra che gioca un ottimo calcio, che con le squadre buone fa davvero bene, con le squadre piccole si adagia un po' troppo e stacca la spina, e se ti manca quella cattiveria... Poi ecco spiegato perché c'è questo distacco con le due, con le prime due del campionato, perché per quanto riguarda il talento l'Avezzano ha armi importanti. Mister, ci hanno scritto, l'Avezzano ha sbagliato a privarsi del polacco, ovvero di Piotr Branicki, peraltro e sommo ad altri messaggi che sono arrivati, Di Curzio, che di fatto doveva essere l'alternativa a Dos Santos, non si è praticamente mai visto. Adesso non vogliamo entrare nel merito di Di Curzio, ma su Branicki sì, nel senso, tu fossi stato allenatore dell'Avezzano, l'avresti tenuto, avresti modificato il modo di stare in campo pur di prevedere anche Branicki insieme a Dos Santos? Ma io non posso giudicare, perché sicuramente non stando là non mi sento in grado di giudicare, però mi ricordo che quando c'era pure Branicki, che insomma spesso non giocava insieme a Dos Santos, quindi probabilmente hanno fatto delle scelte diverse. Per quanto riguarda Cerone, sicuramente è un giocatore di una qualità importante, però mi sembra riduttivo. Stazza insomma. Diversa, ma è un campanile post-litteram. più o meno sì, stazza diversa, ha le stesse caratteristiche, cioè, però mi sembra riduttivo insomma imputare per la mancanza di Cerone insomma il risultato, perché comunque ha un organico l'Avezzano sicuramente che può rimpiazzarlo facilmente, insomma. Assolutamente. Non c'è spazio per Branicki. Sì, no, vogliamo confrontare Di Curzio e Branicki, il risultato è 0-0. Con l'unica differenza che Branicki qualche partita l'ha fatta, Di Curzio ha giocato molto molto poco. No, però Andrea, molti dicono il mercato di, tra virgolette, invernale, di riparazione, chiamatelo come vi pare, non ha portato, perché è arrivato Bisegna che insomma ha inciso, ma non tantissimo, Di Curzio non si è mai visto. Bisegna ha giocato però diverse partite, è arrivato, non ha giocato subito, però da un certo punto in poi o come mezzala o come trequartista le sue partite le ha fatte. È chiaro che in una squadra di media classifica Bisegna spicca di più, in una squadra come, di alta classifica come questa Bisegna spicca di meno, e chiaramente Cerone è un giocatore di caratura superiore, però Bisegna delle partite le ha giocate. Non è una squadra da 4-4-2, quindi una punta ulteriore oltre a Dos Santos, cioè Di Curzio o Branicki o chi volete voi, a Catullo che è in rosa ad esempio, e questi trovano pochissimo spazio. Andrea, vi faccio vedere un episodio, perché l'Avezzano può anche protestare, c'erano due rigorinetti.
E noi abbiamo isolato quello su Bianciardi di Labriola, che avete visto durante il servizio, che a me è parso veramente nettissimo, nel senso, Bianciardi arriva, cioè Labriola tocca il pallone con il piede sinistro, adesso però c'è da valutare l'entità del contatto, entra proprio abbastanza netto su Bianciardi. Invece per te che cos'è? Secondo me ha fatto una scelta sbagliata il difensore, perché ha rischiato tantissimo, e credo che il rigore in questo caso ci potesse stare, perché è vero che prende il pallone ma prima travolge l'avversario, quindi, che poi tra l'altro era girato di spalle l'avversario, quindi non poteva neanche tirare, quindi è stato un azzardo che poi gli è andata bene, perché è un'entrata a forbice comunque questa, insomma, quindi secondo me il rigore in questo caso ci poteva stare. Andrea, per te c'è rigore? Assolutamente, ha fatto una lettura il mister che condivido perfettamente, perché prima tocca l'avversario, poi il pallone e poi anche con l'altra gamba, è rigore. Perfetto, ci fermiamo per la pubblicità per l'ultima volta questa sera. A rientro vedremo le partite che mancano, ovvero la vittoria del Pineto e la vittoria del San Nicolò. Chiudiamo con il sorriso. Prima pubblicità, poi torniamo con l'ultima parte. Ultima parte dell'Abruzzo del pallone, andiamo subito al Mariani Pavone di Pineto. Il Pineto vince 2-1 contro il Monticelli. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante. Vediamo. Il Pineto batte di misura il Monticelli al Mariani Pavone e torna alla vittoria. In una domenica gelida e su un terreno reso pesante e scivoloso dalla pioggia, Amaulo vara per la prima volta in stagione il 4-4-2, inserendo contemporaneamente in avanti dal primo minuto Gragnoli e Tomassini. Assenti al centrocampo per squalifica Marianeschi ed Esposito. Rientrano Fiumara e Ciarcelluti. Nelle fila di un Baby Monticelli invece assente Gesuè per squalifica e Bracciatelli per infortunio. Capitan Margarita fa da regista dietro Galli e Pedrarulo. Ospiti subito pericolosi all'ottavo, proprio con il centravanti che anticipa di testa Giacchetta in uscita ma spedisce fuori. Il Pineto risponde un minuto più tardi con una conclusione dalla distanza di Fiumara, che chiama Maragno alla parata in due tempi. Col passare dei minuti il Pineto cresce e prende in mano il pallino del gioco, ma il Monticelli, ben messo in campo da Stallone, chiude tutti gli spazi, ci si affida così ai calci piazzati. Al 34esimo sul corner di Pezzotti svetta Mariani, ma il colpo di testa viene ribattuto dalla difesa. Amaulo quindi decide di cambiare qualcosa nello scacchiere tattico proprio per dare maggiore vivacità in avanti. Il tecnico biancazzurro passa al 4-3-3, avanzando Ciarcelluti esterno a destra e spostando Gragnoli sulla sinistra. E proprio da una discesa di Ciarcelluti nasce il gol del vantaggio pinetese, con il pallonetto sul secondo palo per la rovesciata vincente di Tomassini, che non esulta, molto probabilmente perché quando l'azione è partita lo stesso centravanti commette un fallo su Pierantozzi che poteva costargli caro e che il direttore di gara non ravvede. Il primo tempo si conclude così, con i locali in vantaggio. In avvio di ripresa la differenza tecnico-tattica tra le due squadre viene fuori, anche se il Monticelli gioca con caparbietà e carattere. All'11esimo i locali avrebbero l'occasione per portarsi sul doppio vantaggio. Pezzotti dalla sinistra fa partire il traversone all'indirizzo di Ciarcelluti, Marani esce in maniera scomposta e il direttore di gara decreta la massima punizione. Dagli 11 metri però Pezzotti si fa parare il rigore dall'estremo a Scolano, sprecando l'occasione per il 2-0. Alla mezz'ora Stallone mette in campo Marra per Pedrarulo e proprio il neo entrato serve Margarita, che da due passi costringe Giacchetta alla parata in due tempi. Fortuna del Pineto, che il centravanti ci arriva solo con la punta del piede. Il finale di gara è concitato. Al 42esimo il Pineto si complica la vita quando Galli va a conquistarsi di mestiere un calcio di rigore che Margarita trasforma con Giacchetta, che non ci arriva ad un soffio e riapre la gara. Ma la gioia per gli ascolani dura appena un giro di lancette. Al 43esimo infatti Tomassini, con una bella torsione, insacca di testa a incrociare e riporta in vantaggio i suoi, firmando la doppietta personale. Ma la gara regala ancora l'ultima emozione quando, in pieno recupero, Galli va in rete ma l'attaccante viene fermato in posizione negli offside. Il Pineto conquista così tre punti preziosi per il proprio cammino e complica oltremodo quello del Monticelli, invischiato in piena lotta per non retrocedere. Beh, comunque sicuramente una bella vittoria, abbiamo vinto, quindi dobbiamo essere felici tutti quanti. La squadra si è impegnata moltissimo, i ragazzi hanno dato veramente il massimo che potevano dare su un campo reso difficile dalla pioggia. Anche da un avversario che sicuramente non voleva soccombere, quindi c'è stata molta, veramente una bella gara.
combattuta. Monticelli, squadra giovane che però, come diceva lei, ci ha messo cuore e carattere in campo. Anche oggi stavate un po' per complicarvi la vita da soli. Sicuramente. Comunque un grande complimenti alla squadra del nostro ex Stallone, ragazzi bravi che hanno giocato fino all'ultimo. Chiaramente se realizzavamo il rigore, quello è stato un dispiacere per noi, che poi alla fine può succedere, come è successo, un fallo un po' così ingenuo in area e quindi rigore, pareggio. Per fortuna che la partita l'abbiamo ripresa dopo 30 secondi, col vantaggio di nuovo di Tomassini. Ecco, due parole su questo Tomassini, questo ragazzo che è arrivato in corsa, oggi doppietta per lui. Ha fatto veramente una grande prestazione, è stato sicuramente uno dei migliori in campo. Simone è un bravissimo ragazzo, quindi merita il plauso, grande. Abbiamo ripresa, poi chiaramente la terna arbitrale fa il tifo per i Monticelli dall'inizio del campionato e quindi a tutti i costi voleva che noi vincessimo sta partita, ci ha aiutato fino all'ultimo minuto, complimenti. Noi siamo molto contenti dei terni arbitrali tutte le domeniche. Primo gol, fallo su Pierantozzi non fischiato. I miei giocatori purtroppo, lo dico, non si sono accorti che il giocatore stava a terra, hanno continuato a giocare, abbiamo perso palla e con poca correttezza i giocatori del Pineto, ne abbiamo anche parlato, loro lo hanno fatto quasi per ripicca dicendo che i miei non avevano tirato fuori la palla e quindi non hanno tirato fuori neanche loro. Però mentre i miei non se ne erano accorti, loro l'hanno fatto con un pizzico di cattiveria che non andrebbe fatta, perché il rispetto e il fair play nel calcio conta sempre. Quindi primo gol iniziato da un fallo, con il giocatore a terra, non buttano fuori la palla e nasce il gol. Poi il rigore, al di là della parata di Marani, rivedetelo due secondi, Marani ha preso la palla, il giocatore è andato lui a battere contro il mio portiere, ma il mio portiere sui rigori è talmente bravo che quindi, voglio dire, gli arbitri pure questo lo sanno, ce li danno apposta perché sanno poi dopo lui li para, e quindi è andato in questo modo. Poi su questo 2-1 finale c'è stato il gol annullato inspiegabilmente a Galli, che era in zona regolare, quindi voglio dire non ci hanno permesso di uscire oggi indenni da una partita così difficile con un campo così pesante, pur essendo noi una squadra non fisica rispetto al Pineto. Ora, ci sono tanti modi di fare critica. Quello di Stallone è semplicemente fantastico, bisogna dirlo, perché tra un po' rivedremo gli episodi da Moviola, però c'è modo e modo, magari anche in maniera livorosa, di andare davanti alle telecamere, di arrabbiarsi. Invece Stallone lo ha fatto veramente con una, quantomeno con una simpatia. Poi è chiaro che dentro è arrabbiato, ci mancherebbe. Peraltro, come avete visto, adesso anche un po' per scaramanzia, Mauro non parla più. Torna, va, lascia il Mariani Pavone al termine della partita, finché le cose vanno bene, è anche giusto, insomma, che gli allenatori sono un po' scaramantici, mister. Sì. Ma un pochino, come lo sono pure i giocatori, penso. Cioè si mettono magari la scarpa con cui hanno vinto l'ultimo. Un minimo di scaramanzia, c'è. Di scaramanzia, c'è. Insomma. Vediamo. Quindi vuoi dire, Jacopo, che quando il Pineto perderà lui verrà a fare l'intervista? Non lo so, penso. Guarda, allora ti dico, c'era il silenzio stampa a terra, tutto mi aspettavo ieri tranne che Teramo parlasse dopo, certo. 4-1 invece ho parlato, quindi voglio dire, le sorprese in questo momento. Io spero che lui torni a parlare non appena ci sarà una sconfitta, visto che è scaramantico, quindi spero che non venga più a parlare, certo. Vorrà dire che il Pineto le avrà praticamente vinte tutte o sarà imbattuto da qui alla fine del campionato. Vediamo gli episodi da Moviola. 42esimo del primo tempo, l'episodio un po' centrale della gara, ovvero il gol del Pineto, che parte da questa azione. Guardatela bene, ma tanto l'avete già vista sicuramente, ovvero Paolo Tomassini, sì. Okay. Eccolo qua, manata di Tomassini, e questo, su questo non ci sono dubbi. Parliamoci chiaro, manata di Tomassini a Pierantozzi, volontario, non volontario, adesso non vogliamo entrare nel merito, che ci sia la manata è fuori discussione, l'azione prosegue, Monticelli perde palla e tanto è vero che vedrete che quando ci sarà l'incursione sul primo gol di Ciarcelluti, Pierantozzi è ancora a terra. Questo si evince dalle immagini in maniera abbastanza netta. E soprattutto Tomassini non esulta. Segna un gran bel gol in rovesciata, ma non esulta. Sì,
Dunque, ecco, è chiaro che sicuramente è sfuggita questa lettura all'arbitro, che era Daniel Cadirola di Milano. Questo era, però insomma mi sembra abbastanza netto, quantomeno bene, da fermare il gioco. Adesso provvedimenti non so, poi a seconda di quello che ha visto l'arbitro, però almeno fermare il gioco. Sì, vabbè, quello sarebbe come negare l'evidenza, perché si vede chiaramente che fa un gesto, una scorrettezza, insomma, che ci può stare magari per il nervosismo, però secondo me ci vuole pure un buon senso, che dopo averlo fatto quantomeno poi butti la palla fuori, ecco. Stallone ha detto: i miei non l'hanno buttata fuori perché non se ne erano accorti. Il Pineto ha detto: non l'abbiamo buttata fuori perché non l'avevate buttata fuori neanche voi. Adesso ritrovare la verità delle cose. Eccolo qua, guardate, quando torniamo indietro, ecco qua, vedo in bassa frequenza, ed è quando parte Ciarcelluti, Pierantozzi è ancora a terra lì. E insomma, poi l'azione proseguirà e ci sarà anche il gol molto bello di Tomassini. Eccolo qua, in rovesciata, e guardate, non esulta. Insomma, quantomeno una mimica particolare dopo un bel gol che peraltro ha portato in vantaggio il Pineto. Altro episodio da Moviola, 11° del secondo tempo, fallo di Marani su Ciarcelluti che consegna il calcio di rigore al Pineto, che poi purtroppo Pezzotti fallirà. Io non sono d'accordo con Stallone, per me questo, quantomeno a livello di ingenuità, è un calcio rigore netto. Guarda qui, cioè, mamma mia, cioè, gli mette lo sgambetto, signori, non si può negare l'evidenza, poi magari dalla panchina avrà visto poco, però insomma, dai, nemmeno la commentiamo questa, andiamo avanti, è calcio di rigore tutta la vita. Calcio di rigore per il Monticelli, 42° del secondo tempo, fallo di Della Quercia su Galli, lo vediamo? Questa è già un po' più difficile da interpretare, perché si strattonano tutti e due. Guarda, si trattengono tutti e due, e nel momento in cui non si trattengono più, Galli cade. Questo è un rigore, diciamo, generoso, ma diciamo anche che non c'è. Sono d'accordo. Sì, perché la trattenuta c'è da parte di entrambi, però dopo si lascia cadere assolutamente. Eh sì, solo, quindi nessuno. Non credo che c'erano gli estremi per calcio di rigore. Che poteva costare caro se poi non fosse arrivato il gol ancora di Tomassini qualche secondo più tardi. A un certo punto, al 46° del secondo tempo, la ripareggia il Monticelli, ma azione fermata per fuorigioco, sempre con Galli. Azione in cui c'è questo rimpallo e Galli butta la palla in rete. Ora dobbiamo vedere il rimpallo sul giocatore del Monticelli. Dobbiamo fermare quando la palla, ecco, facciamo andare avanti il file perché c'è il fermo immagine. C'è il fermo immagine? Sì, okay. Ecco qui. Ecco qua. Questo è il momento in cui ritocca la palla il giocatore del Monticelli. Mi sembra che Galli sia leggermente avanti a tutti. Anche a me, mister, sei d'accordo? Concordo. Sì. Anche secondo noi è leggermente avanti. Sì. Col piede destro, certamente. E tanto basta per fischiare il fuorigioco. Dunque, ottima la segnalazione dell'assistente, che dovrebbe essere Massimiliano Starnini di Viterbo, il primo. Va bene, chiudiamo anche la parentesi Pineto. Altri sorrisi per il San Nicolò, che vince 2-3 a Iesi. Il servizio di Stefano Recanati, vediamo. Lo scontro diretto per tirarsi fuori dalla zona play-out se lo aggiudica un buon San Nicolò ben messo in campo e arrivato determinato al Pacifico Carotti di Iesi. Entrambe le squadre prima della gara erano appaiate a 25 punti in piena zona play-out e desiderosi di far bottino pieno per arrivare alla salvezza diretta il prima possibile. Mister Di Donato della Iesina deve rinunciare allo squalificato Sassaroli e al capitano Carotti, uscito malconcio dalla sfida di settimana scorsa contro la Vis Pesaro. Montani invece deve fare a meno di Massetti e lancia in avanti la punta Tiboni. Subito avanti il San Nicolò al sesto minuto con Liguori, che entra in area di rigore, ma al momento del tiro viene atterrato da Aprile e per Pescarella di Nocera Inferiore non ci sono dubbi per concedere il penalty. Dagli 11 metri si presenta Giampaolo, che non sbaglia. Due minuti più tardi risponde la Iesina con Magnanelli, ma il suo tiro a giro è bloccato in due tempi da Cannella. Al 12° reclama un calcio di rigore la Iesina per un fallo di mani in area di un difensore abruzzese dopo una punizione battuta da Anconetani, ma l'arbitro fa proseguire. A metà primo tempo, occasionissima per la Iesina. 20
ventesimo minuto, dal calcio d'angolo battuto dalla sinistra, stacca più in alto di tutti Pierandrei, che non inquadra lo specchio della porta. Al 25esimo arriva il pareggio della squadra di casa. Corta respinta della difesa abruzzese, ne approfitta Aprile, che si coordina e di destro al volo inzacca alle spalle di Cannella. 12 minuti più tardi la ribalta la Jesina, punizione battuta con il mancino dal terzino Anconetani e complice una deviazione della difesa di Montani la palla si perde in fondo al sacco. Al 44esimo ci prova ancora la Jesina, ma il tiro di Aprile sul calcio d'angolo di Anconetani non inquadra lo specchio della porta. La ripresa ricomincia con gli stessi 22 in campo e con il San Nicolò subito alla ricerca del gol del pareggio. Ci prova subito Giampaolo all'ottavo minuto, ma la sua punizione è facile presa di Tivoni. E l'avvisaglia al pareggio che arriva al 13esimo minuto da azione d'angolo. Petronio pennella una bellissima palla al centro dell'area e De Santis di testa pareggia per gli abruzzesi. Risponde la Jesina al 25esimo. Trudo si porta a spasso sulla destra a due giocatori del San Nicolò e serve una palla d'oro a Magnanelli, che al volo gira verso la porta, ma è super la risposta di Cannella. Fase centrale della gara con i due mister che apportano delle modifiche ai 22 in campo. Di Donato inserisce Parasecoli, invece Montani manda in campo Paolillo e Moretti. Al 31esimo si fa vedere il San Nicolò con Chiacchiarelli, che riceve una sponda a Tiboni, ma il suo sinistro finisce al lato della porta difesa dal numero 1 delle Leoncelle. Al 39esimo la ribalta il San Nicolò, con il sesto gol stagionale del neoentrato Moretti, che raccoglie un cross di Petronio e spedisce la sfera in fondo al sacco. Dopo 6 minuti di recupero il San Nicolò batte per la prima volta la Jesina in terra marchigiana per 3-2 e mantiene vive le speranze per una salvezza senza passare dai play-out. Notte fonda per la Jesina, che viene contestata dai suoi tifosi a fine partita. Mister, a fine primo tempo eravate in vantaggio e speravate in una buona prestazione oggi contro il San Nicolò, che era anche uno scontro diretto e poi sarebbe stato un doppio orgoglio per lei, visto che anche di Roseto. Sì, avevamo provato bene la partita, il primo tempo abbiamo fatto una buona gara, eravamo andati in vantaggio, poi il secondo tempo abbiamo fatto quei primi 20 minuti dove abbiamo avuto un blackout e poi abbiamo preso gol sul classico calcio piazzato dove noi ultimamente stiamo subendo molto e non siamo riusciti poi a recuperarlo. Non è ancora tutto compromesso, ma cosa manca a questa Jesina per fare quel salto di qualità e arrivare a una salvezza tranquilla? Beh, salvezza tranquilla non direi, arriveremo alla fine. Manca cosa? Un po' di carattere, il carattere sicuramente. Visto il risultato finale, mister, i due gol presi nel primo tempo potevano sembrare una beffa. Sì, ribaltare il risultato in questo modo, con questa autorevolezza, al Carotti credo che sia una cosa da incorniciare. Quindi faccio un plauso a tutti i ragazzi che non hanno mollato niente. Venivamo da una sconfitta sabato al Campobasso immeritata e anche oggi sembrava ingiusto, perché è chiaro che la posta in palio era alta, c'era tanta tensione, però non era giusto insomma stare sotto. Abbiamo parlato un po' tra il primo e il secondo tempo e c'è stata una grande reazione e credo che il risultato sia assolutamente meritato. Guarda, io anche da noi a San Nicolò in settimana avevo parlato, perché tutti parlavano, partita importante ma non determinante, ci sono ancora 27 punti a disposizione, vincerla sicuramente ci dà un viatico, uno snodo sicuramente diverso, ci fa stare un attimino discretamente tranquilli, ma ci sono ancora tantissime partite. Io ho visto una grande Jesina oggi, tutti quanti fanno risultato, quindi bisogna tenere la barra dritta e continuare a lavorare. E complimenti al San Nicolò che vince 3-2. Abbiamo visto insomma Montani appena uscito dalla doccia a fare l'intervista. Moviola, e poi parliamo un po' di San Nicolò, dell'esperienza San Nicolò con Luca Campanile. Un episodio su cui reclama la Jesina sull'1-0. Eravamo al 12esimo del primo tempo, fallo di mano, credo di Cala, se non ho visto male, su questa girata di un attaccante jesino. Lo rivediamo? Possiamo rivederlo dall'inizio in modo da... Eccolo qua, questa è a velocità normale. Lo rivediamo. Non ti faccio... No, io lo posso fare, sì, tranquillamente. Ora non è perché sono di parte sicuramente, sì, però credo che secondo me il gesto con la mano è stato involontario, perché non colpisce la palla l'avversario, ma la colpisce prima Cala col ginocchio, con la coscia, e poi va a impattare sulla mano, quindi okay, non allora... credo, penso che sia Cala, vedi, fa tutt'uno, perfetto, grandissimo, non credo che ci siano gli estremi
Cioè praticamente c'ha non la gira lui. No, c'ha il braccio un po' più largo perché stava, cioè, no, no, è però, normale, stava calciando. Qui è molto semplice. Una probabilmente se la colpiva fatto... l'avversario, allora con le braccia così poteva essere diverso, ma io penso che sia, fa tutto cala, insomma. Sì, sì. Prima la colpisce e poi gli va a sbattere sulla mano, quindi... Perfetto, infatti ci scrivo, coscia mano, niente rigore. Abbiamo chiarito questo episodio. Che esperienza è stata quella di San Nicolò? Torno al messaggio precedente, lo faccio mio. Ma, nonostante l'epilogo che non sia andato per il verso giusto, io la reputo un'esperienza positivissima, perché comunque sia sarà una tappa fondamentale per il mio futuro, perché mi ha lasciato tanto. E quindi quando penso che quando una persona... Se io mi rivedo il primo giorno d'allenamento in ritiro all'ultimo che sono andato via, io mi sento migliorato. Quindi quando una persona migliora sicuramente è stata un'esperienza positiva. O il fatto che uno potesse sperare che andasse diversamente, quello è normale. Però ripeto, io sono legato a San Nicolò che mi ha dato questa opportunità. Sono sicuro che mi sia servito per il mio futuro, insomma. Peraltro, insomma, ti chiedo se c'è qualcosa che oggi faresti in modo diverso, se qualcosa che magari non faresti o qualcosa che invece cambieresti dalla tua esperienza. Ma guarda, ti dico la verità, io l'unico rammarico che ho sono stato, per quanto riguarda le partite, sono state due o tre, mi riferisco... Ecco, poi ti faccio questa domanda, me la segno, però ti faccio rispondere. Cos'era? Aspetta, sto leggendo. No, come spieghi questa evoluzione della squadra? Perché con te non venivano i risultati? Cosa era successo, per piacere, verità? Ma stavo dicendo, guarda, ti dico la verità, ci sono state delle partite topiche. Mi riferisco alla sconfitta col Castelfidardo, che al 92esimo, quando venivamo da due vittorie consecutive, che ci poteva dare una svolta. Mi riferisco dopo il 3-0 con i Nerostellati, siamo fatti recuperare questa partita. È un secondo tempo con l'Avezzano, che avevamo fatto un primo tempo ottimo, quello è stato un po' secondo me la svolta. E poi gli episodi che non ci hanno girato bene, secondo me. Ma quando parlo di episodi non dico fortuna, sfortuna, perché non ci credo. Cioè essere bravi a portare gli episodi da nostra parte. Quando parlo di episodi, ad esempio palle inattive, errori individuali, noi tre quarti dei gol che abbiamo preso era venuta da palla da fermo. E quindi per evitare queste cose, per farle venire dalla tua parte, sicuramente ci voleva un po' più di cattiveria, di attenzione, e lì abbiamo peccato. Perché se poi vado ad analizzare le partite, penso che ce le siamo giocate con tutti alla pari fino al 90esimo, il risultato è sempre stato aperto. E questi episodi, ma ripeto, non per sfortuna, per un atteggiamento secondo me un po' troppo sufficiente, poco cattivo, Abbiamo pagato. Perché poi, come ti dicevo prima, quando parlavamo della Vastese, poi il giudizio di una partita è determinato pure dal risultato. Certo. Siamo stati tante volte lì e lì per vincere, che creavamo, e poi ci ritrovavamo per questi episodi magari a commentare una sconfitta. E lì subentra poi l'euforia, le cose, magari l'aspetto mentale, che una partita vinta sicuramente ti dà una spinta diversa. Però io la squadra, sinceramente, nel mio periodo, levate quelle due o tre partite, non posso rimproverare nulla. In molti invece rimproverano, come hai visto, la figura del direttore sportivo Stefano De Angelis. Dicono non era tanto colpa dei risultati che non venivano dell'allenatore quanto del direttore sportivo. Io comunque trovo ingeneroso. Ma assolutamente sì, perché... Un tipo di lettura del genere, perché poi quando i risultati non arrivano non è mai colpa di uno. Ma assolutamente, anche perché credo che la società... tesa tutta, parlo così perché quando ero presente io sinceramente ero contento della squadra che avevo, quindi non è che mi nascondo dietro un dito, io l'ho sempre detto che secondo me è una buona squadra, ora è stata ritoccata secondo me con gente di spessore, parlo di Giampaolo, di Bontà, di Cannella, insomma di Bagaglini, che è sicuramente dietro, quindi è ulteriormente migliorata. Però questo non è per nascondere, perché io ero, sinceramente, secondo me, anche nella mia gestione era una buonissima squadra. Certo. E secondo me riuscirà tranquillamente a salvarsi. Andrea, una cosa che mi ha stupito,
davvero di Luca Campanile è che, sai, poi un allenatore certe volte cerca comunque sempre di trovare fuori dai microfoni delle spiegazioni, invece serenamente lo possiamo dire, ha detto ma forse effettivamente la società ha fatto bene a cambiare. Ma io dico con estrema onestà, quando cioè, le cose è difficile trovare un allenatore, ma io penso che quando uno ha le sue idee, ha il suo modo di fare, ha le sue convinzioni, e quelle non le deve perdere, perché non è che ora perché c'è stato un esonero perdo delle mie certezze, cioè voglio dire, certo. Vediamo nei campionati più grandi, ci sono allenatori che ora sono considerati i migliori in Italia, qual Giampaolo Sarri, che pure loro vengono 6-7 esoneri, figurati se non si può esonerare Campanile. Non è quello il discorso, che in un momento particolare ci vuole pure da parte della società, secondo me, cercare di dare una svolta, lo ripeto anche davanti alle telecamere, come te l'ho detto, secondo me in quel momento era giusto, ma questo non vuol dire perché avevo lavorato male o perché sono dei momenti dove è giusto prendere queste scelte, insomma. Vedrai delle partite, tante partite, ma vedrai degli allenamenti anche a Chiavari, che è un posto che ti è rimasto un po', sì, così, abruzzese, ma beh, ti è rimasto un po' nel cuore. Ma sicuramente sono stati degli anni bellissimi che ho passato là, e ora che ho un po' più di tempo libero sicuramente lo uso per studiare, per vedere partite, vedere allenamenti, e quindi insomma mi farò un giro per aggiornarmi. Ecco, spieghiamo perché vai a Chiavari. Ma vado a Chiavari perché comunque là ho lasciato dei buonissimi, c'ho un buonissimo ricordo col presidente, con Gozzi dell'Entella. Con Gozzi, che è un grande presidente, veramente. Penso che è riuscito a fare una cosa con quella società, l'ha presa dall'eccellenza, l'ha portata in Serie B, ma non solo perché è una persona forte economicamente, ma che ha dei valori veramente importanti, poi vede oltre. Ecco, quindi per intendere la struttura dell'Entella, quando sentite Gozzi e sentite la piattaforma Y Scout, vero Andrea? Sì. Che è una specie di mantra per tutti gli appassionati di statistiche del calcio e di match analysis. Ecco, Y Scout l'hanno creato proprio a Chiavari. La famiglia Gozzi, sì, sì. Cioè non chissà chi, cioè cose incredibili. E poi se vuoi che ti svelo una cosa, era, certo, cioè, insomma il fondatore, quello insomma veramente era, pensate, un ragazzo giovanissimo, sembra di 24 anni, che era già direttore di banca, lui conoscendolo insomma gli ha fatto lasciare il lavoro di direttore, che quindi aveva pure una, per dedicarsi a questo progetto che era in embrione quando c'ero io, e poi ora se parli con un abbonato di Y Scout, ma penso che tutte le società siano abbonate, perché veramente è stato qualcosa di rivoluzionario, e quindi onore a lui. Assolutamente. Andrea, io volevo chiedere se era vera quella voce che si sente spesso dire, Gozzi, che ha grande potenzialità economica, potrebbe anche spingere per fare una squadra per andare in Serie A, non lo fa perché a livello di strutture Chiavari è un po' carente, ci vorrebbe uno stadio diverso, ci vorrebbe un investimento da parte del comune più corposo, e a quel punto Gozzi potrebbe mettere sul piatto maggiori risorse. È vera questa cosa o una diceria? Secondo me, conoscendo, una diceria, ma ti spiego subito il motivo. Innanzitutto è vero quello dello stadio, che magari non ha la capienza di uno stadio Serie A, però calcola che è uno stadio comunale e lui a sue spese l'ha rifatto già 3 volte, quindi cioè a sue spese. Nel frattempo ha costruito una cittadella, ha costruito delle cose veramente per il settore giovanile, investe tanto sul settore giovanile, parliamo di milioni d'euro, no? Di centinaia, e quindi c'ha un concetto veramente diverso. Magari non fa spese folli per ottenere direttamente una Serie A quando potrebbe farla, però dietro ha un piano sicuramente più solido e più è attento a tante cose, guarda. E prima o poi ci arriverà, sono sicuro. Perfetto. Noi speriamo, Campanile, di rivederlo prestissimo su una panchina. Prestissimo l'anno prossimo. Sì, l'anno prossimo, chiaramente. Sì, anche scendere di categoria non è un problema. Ma guarda, io sinceramente ti dico la verità, non è un problema di categorie, ma di ambizione, di cose. Ho avuto pure la possibilità prima di salire di categoria dalla promozione, e ho aspettato. Secondo me uno deve avere un obiettivo, poi quanti anni ci mette per ottenerlo non è un problema, insomma, quindi non sarebbe
sicuramente un declassamento, non lo vedo in quella maniera io. Bocca al lupo a Luca Campanile. A proposito di allenatori, finiamo con un sorriso. Andrea, questa è tutta per te. Questa è tutta per te, perché a proposito di allenatori, vi ricordate la settimana scorsa vi avevamo fatto vedere un allenatore che gira dalle parti di Castelfidardo? Maurizio, ce lo fai rivedere? Quello di Castelfidardo della settimana scorsa, questo qua, ve lo ricordate? Ve l'avevamo fatto vedere che, insomma, disegnava le tattiche mister durante un'azione durante Castelfidardo l'Aquila. Allora faceva, ecco, devi stare stretto, poi allargare a 4, mi raccomando, ok, e vedete poi si allarga in 42, eccola qua. Adesso noi abbiamo un dubbio, se lo abbiamo rimbeccato oggi. Allora, la provincia è la stessa, la provincia dell'Aquila, a Jesi. Dove c'era? Eccolo qua! No, la provincia è la stessa di Ancona. Di Ancona, Jesi, sì. Jesi e Castelfidardo. Jesi e Castelfidardo. Allora, ha la maglia della Jesina qui, si è cambiato il cappello, non sappiamo se è lui. Ecco, il dual box. Io ho il fondato sospetto che siano la stessa persona. Tu hai il fondato sospetto? Ma se funzionava me lo sarei portato a San Nicolò, però mi sa di no, perché se c'è la maglia Jesina... Esatto, no? Allora, se qualcuno attraverso la nostra diretta Facebook sa il nome e lo riconosce in entrambe le circostanze, per cortesia, sulla nostra pagina Facebook. Anche perché è lui stava a Jesi oggi. La attenzione, c'è lo scritto. C'è Castelfidardo Avezzana. C'è Castelfidardo Avezzana. Quindi, anche domenica prossima. Allora, Avezzano vince sicuramente. Dice che vince. Attenzione però agli schemi, com'era, larghi, a 4, a 3, va bene. Fantastico. E lui però ce l'hanno confermato, oggi stava a Jesi, ci hanno scritto. Vediamo il prossimo turno. Chiedo scusa alla regia. Mi perdonerete, abbiamo fatto tardi, ma non potevamo non far vedere questa cosa qua. Campobasso Recanatese, Castelfidardo Avezzano, Fabiano Pineto, Francavilla San Marino, Monticelli Vispesaro, Nero Stellati Vastese, primo dei due derby, Agnonese Matelica, il secondo San Nicolò L'Aquila, forse di sabato. San Giustese Jesina sarà la giornata numero 26 di campionato. È tutto, io ringrazio Luca Campanile, in bocca al lupo. Grazie a voi Crepi, grazie per l'invito. Grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao. Grazie a tutta la redazione, a Maurizio Daquin, regia, Claudio Di Giacomo, Silvia Gentile alle camere, a Paolo Renzetti, Gianna Cantagalli, Roberta Di Sante, insomma tutti quelli, Stefano Recanati, Gaetano Tereo, tutti quelli che hanno lavorato anche oggi per darvi l'Abruzzo del pallone, che torna domenica prossima. Sarà giornata di elezioni, ma noi ci saremo ovviamente alle 19.30 su TV6, canale 14 Digitale Terrestre. Buonanotte.